Il rettore dell'Accademia Internazionale Medicea di Firenze, qui a Napoli per la anteprima di presentazione del Codex Florenzie 2023, edito da Gianmarino. Dunque un sogno che coltiva da tanto tempo e che finalmente si sta realizzando a Napoli. Sì, è vero, oggi però sono prettamente in veste da artista barra ricercatore, se si può dire. E io comincerei proprio dalle ultime battute del professor Ruiz che riguardano le forme di vita. È chiaro che c'è qualche cosa che deve essere ancora spiegato, o meglio svelato. E l'arte quindi dà risposte in questo senso alla sua arte? Allora, intanto vorrei precisare una cosa, che ci sono due tipi di risposte che io vorrei dare, sia in base all'origine del Codex, perché è nato, e sia su quello che è il discorso artistico, perché essendo autodidatta sono rimasto colpito a suo tempo da quello che era l'espressionismo astratto americano, quindi i miei riferimenti sono stati per un periodo di tempo Jackson Pollock con il dripping, il pouring, così come Rothko, e così come anche la verticalizzazione di Liechtenstein del pensiero. Ho cercato di mettere un po' tutte le informazioni al sistema e sono nate un certo tipo di forme verticalizzanti, se vogliamo, che rappresentano le divinità. Le divinità, in realtà, ognuna a suo modo rappresenta quello che è il carattere dell'uomo, o perlomeno uno dei caratteri delle sfumature dell'uomo all'ennesima potenza, no? Quindi Ares, la ferocia, Afrodite, l'amore e quant'altro. Però quello che mi ha spinto a, in realtà, a scrivere veramente il Codex come forma, diciamo così, di sintesi di tutto quello che è una vita di studi dedicata, paradossalmente è nato proprio dal cinema. Perché in un film a me molto caro, che ricordo sempre con molto affetto, Alexander, interpretato dal Colin Farrell, durante la proiezione del film si vede che Alexander il Macedone chiede a Nearco, il suo amico d'infanzia, era l'ammiraglio, chiedendogli se aveva trovato tracce dei famosi titani. Siamo intorno al 2004. Questa cosa mi diede anche da pensare perché un regista in un colossal di quel genere dedicasse 2-3 minuti alla figura del titano. Questa informazione è andata così un po' nella scatola cranica, però dopo un annetto, circa un annetto e mezzo, leggendo Plutarco, Vite Parallele, leggendo per l'appunto le lettere di Alessandro il Macedone, ho trovato riscontro in quella che era la famosa battuta detta nel film. Allora ho capito che evidentemente c'era qualche cosa a cui il film realmente guardava. Dopo un po' di tempo ho cominciato a fare delle ricerche e ho cominciato a trovare i famosi titani un po' sparsi dappertutto. All'inizio la cosa era poco conosciuta, quasi sottaciuta si può dire, però sono stati trovati un po' in tutto il pianeta, in Sardegna ad esempio. Da questo punto di vista lo studio poi si è esteso su quello che era anche la ricerca su quelle che erano le forme di mito, e quindi ho cominciato a guardare un po' quelle che erano le figure, tra virgolette, in parallelo a Zeus, e ne ho trovate almeno un centinaio. Quindi ho cominciato a chiedermi come fosse possibile che ci fossero tanti Zeus, tanti padri, ecco. Ecco, da questo anche la sua ricerca, che non si ferma appunto al nostro mondo, diciamo, occidentale, ma ha spaziato a livello anche orientale, quindi ha fatto una ricerca straordinaria. Sì, vabbè. Il mito non ha confini. Essenzialmente, per capire il mito a livello mondiale, bisogna conoscere bene il sincretismo. Il sincretismo è quella figura, diciamo così, con la quale si comprende che una divinità in più posti e in più epoche è sempre la stessa. Va bene, è stato usato ampiamente in tante tradizioni, ma quello che poi in realtà più di tutto ha animato un certo tipo di ricerca è stato proprio Pitagora. Cosa poco nota, Pitagora non è vero che era un viaggiatore, Pitagora fu sequestrato dai babilonesi e dopo che era stato già iniziato sotto le piramidi, in realtà poi fu portato a Babilonia e da lì da schiavo diventò un'altra volta maestro perché era dotato di un certo acume e lui ritornando poi ha portato una forma di conoscenza e di bellezza e di, diciamo così, di cultura che era in realtà poco conosciuta, se non addirittura ignorata. Quindi filosofia di cui è intriso il Codex. Lei ha tenuto sempre molto a realizzare questo testo, che sarà tradotto in altre lingue e
i vantaggi economici a disposizione della infanzia. Ecco, c'è tanto collegamento, abbiamo parlato di spazio, di arte, di antichità, quindi il passato, il futuro e questo presente che cerca di essere solidale con i bisogni dell'infanzia. Certo, certo, ma al di là di quelli che sono poi gli scopi che poi verranno delineati con il tempo, quello che mi interessava far capire è che è proprio nella abolizione della vecchia fisica e quindi con la nascita della nuova fisica quantistica ci si avvicina sempre di più all'idea di Dio e quindi così come praticamente dovremmo cominciare a considerare un po' creatura, creazione e creato. Un tema che a me piacerebbe tanto portare magari tra 2 anni in occasione del cinquantenario dell'Accademia Medicea proprio a Firenze e fare una sorta di concilio che fu fatto da Cosimo il Vecchio. Un'ultima battuta, il suo recente viaggio negli Stati Uniti, l'arte italiana, la sua arte troverà una collocazione? Beh, noi speriamo sempre, no? Quindi sicuramente è stato un bellissimo viaggio, io penso che sia il primo, ma ce ne saranno altri e vediamo e viviamola giorno per giorno attraverso quelle che sono le nostre difficoltà, le nostre potenzialità. Lei da rettore appunto dell'Accademia Medicea ha molte frecce in arco da tirare, quindi questa è una di quelle, ma ce ne saranno anche altre. Beh, adesso non sveliamo tutto, abbiamo qualche altra freccia, però dobbiamo anche concentrarci e capire un attimino il focus qual è, anche perché l'Accademia Medicea in realtà si confronta con tutto lo scibile, è un ponte culturale, ricordiamoci che la parola cultura essenzialmente è una parola umile, zappettare, coltivare, quindi inchinarsi di fronte all'impotente, noi con i nostri limiti per l'appunto cerchiamo di portare e di essere questo ponte tra più realtà.